Sabato 14 dicembre 2019, presso il Centro Multimediale di Laurito, si è tenuto l'incontro dibattito sulla manifestazione di prossima realizzazione dal titolo Cilento in tavola, la cucina cilentana e il turismo enogastronomico. La rara capacità di fare rete, non solo a chiacchiere, dell'Associazione Cilento Terra Solidale di Laurito ha permesso l'unione e la partecipazione di tante personalità del mondo della politica, della cultura e nonché di tante realtà del territorio legate dal filo rosso della valorizzazione delle produzioni e dell'enogastronomia locale. Testimone d'eccezione lo chef Franco Marino. Allora, io innanzitutto ringrazio voi, ringrazio l'Associazione Cilento Solidale per questa opportunità, per questo rapporto che si è stabilito con l'amministrazione comunale di Laurito e con il comune di Laurito e con la comunità di Laurito. Voi avete come se, insomma, una sede anche qui, non solo il presidente è di Laurito, questo ci consente di poter programmare una serie di attività insieme partendo da un tema che è fondamentale, quello della enogastronomia in generale e degli aspetti turistici legati all'enogastronomia. L'impressione è buona, cioè quando poi si parla dei nostri prodotti locali e tipici e si fa anche la gastronomia con questi prodotti e c'è finalmente dopo un po' di tempo un cuoco che ha orgoglio di utilizzare i prodotti locali, lo fa anche in maniera sistematica, in maniera anche pregevole come lo fa il nostro chef, è sicuramente una bella cosa. Io spero che questo sia un esempio da prendere e diffondere sul Cilento. Devo dire la verità, è riuscita benissimo, un coordinamento eccezionale. E credo che questo è il punto di partenza, dobbiamo cominciare da qua per riunire tutte le realtà del territorio e fare squadra. E io sono molto contento di essere qui stasera, complimenti a voi organizzatori, avete fatto un'ottima iniziativa ed è un'iniziativa che va nella direzione che tutti quanti noi auspichiamo da tempo, cioè quello di creare sistemi. Quindi la possibilità oggi di mettere insieme una serie di associazioni che remano nella stessa direzione, che ragionano nello stesso modo, che hanno lo stesso obiettivo, è la ragion d'essere di questa terra. Ma voi avete fatto un miracolo, quello che solitamente nel Cilento avviene raramente. Il Cilento come sistema che ragiona su un obiettivo comune, pur lasciando le individualità libere di esprimersi per le proprie competenze. E questa è la chiave vincente, riuscire ad andare insieme tutti verso un obiettivo che in questo caso può essere rappresentato, noi lo diciamo sempre, dalla costituzione del Cilento come food value system, cioè sistema la cui proposta di valore, la cui offerta turistica, culturale è basata sul cibo.